Buongiorno a tutti ragazzi, Giuseppe per il Bar del Calcio. Cari amici, benvenuti a tutti voi. Vi rubo 10 secondi solo per ricordarvi che è in vendita il mio ultimo libro, la mia ultima opera, è Fuggire per rinascere. Chi è interessato all'acquisto di questo libro è facilissimo, c'è una copertura nazionale di circa il 90%, lo trovate anche in librerie minori, ma il posto più veloce e più rapido per acquistarlo è Amazon, lo store della Mondadori, lo store della Feltrinelli. Oppure, in alternativa, per scoprire tutte le altre modalità di vendita, vi basta andare su Google, digitare Fuggire per rinascere di Manuel Manconi e vi tirerà fuori tutte le opzioni di acquisto per questo libro. Chiaramente, ragazzi, chi lo compra mi faccia sapere cosa ne pensa, perché per me le recensioni e i vostri giudizi sono sempre molto importanti. Un saluto a tutti, ciao! Niente, volevo commentare lo scempio che sta andando in onda in Arabia per quanto riguarda la cosiddetta Italian Super Cup, come la chiamano là, sarebbe la Supercoppa italiana. Ma prima fatemi fare un umile abbraccio a Sven-Goran Eriksson, che purtroppo ha già saputo la data di scadenza. E fatemi fare una considerazione amara, ma anche se sembra ironica. Ragazzi, vincere lo scudetto con la Lazio significa proprio pena capitale. La mala sorte, chiamiamola così, dopo che ha decimato la squadra del primo scudetto, perché si fatica a trovare 6-7 giocatori vivi, mi viene in mente Petrelli, Martini, Oddi e non so chi, Garlaschelli, veramente si fatica a comporre un 6-7 giocatori. Adesso si sta accanendo con quella del secondo scudetto, lo scorso anno è andato via Mihajlovic e adesso abbiamo saputo di Eriksson. Ecco, evidentemente vincere lo scudetto con la Lazio costa questo sacrificio. Detto questo, parliamo di cose assurde del mondo del calcio. Perché assurde? Perché intanto tu non puoi andare a giocare una coppa italiana in un altro paese. Posso capire una finale secca, come fu per Lazio-Juve vinta 3-1 quando siamo andati nella stessa città, Doha, non so dove stanno giocando. Ma addirittura creare un mini torneo, perché poi devi andare lì per giocarti queste quattro partite che servono solo a far perdere tempo, energia e credibilità al calcio italiano. Perché non guardate Lazio-Inter ieri, che lo stadio bene o male era quasi tutto pieno, chissà quanti biglietti omaggio. Guardate Napoli-Fiorentina, quello è la vera considerazione che hanno del nostro calcio, ma non perché per qualche motivo, perché proprio il calcio non lo conoscono. Non è inutile che questi mettono milioni, 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 se non cominciano con un percorso culturale è inutile, non c'è proprio ragione che noi si vada là. Ecco, tu dai 25 milioni di euro a un giocatore, Milinkovic-Savic, e poi dai 25 milioni di euro a quattro squadre. Vedete che la cosa proprio è sbilanciata. Detto questo, poi ci sarebbe anche la questione morale per quello che succede in quel paese con le pene capitali, ma come ha detto Manuel, non è questo il canale. Anche se io, per quel motivo e per motivo di svilimento del calcio, non ho assistito alla partita, ma so solo che abbiamo preso 3 gol e ne potevamo prendere 7-8, ma questo cambia poco, anche se avessimo vinto, no? Ho deciso proprio di non vedere questi scempi. Poi, e questo è il primo scempio, cioè aver accettato questa elemosina, perché la Lazio alla fine se prende 3 milioni, tutto spesato e grasso che cola, ma serviva veramente una cosa del genere? Poi, per quanto riguarda, comunque fa meno 6 qui a Manhattan e in New Jersey, dove vivo io, meno 12, che vuoi dire che fa? Per quanto riguarda l'altro scempio, grazie alla nostra Lega e Federazione, che veramente contiamo, non solo contiamo come due di coppe quando regna Bastioni, ma non facciamo niente per migliorare questa condizione.
Ecco, la scorsa settimana è stato giocato Barcellona-Real Madrid. Real Madrid ha vinto 4-1, la stessa coppa, e l'hanno giocata in Spagna. La scorsa estate il Bayern Monaco ha vinto la sua ennesima coppa e l'hanno giocata in Germania. Due settimane fa in Inghilterra è stata giocata la stessa coppa e l'hanno è stata giocata in Inghilterra. Ci mancherebbe altro che gli inglesi snaturano questo tipo di tradizioni. E che siamo noi che non riusciamo a capire che invece di svendere il nostro calcio, di regalare le nostre squadre in giro così a fare degli allenamenti un po' più intensi, dovremmo cominciare a ristrutturare il nostro calcio. Io ho già detto l'altra volta, questi sono sempre gli stessi dirigenti che ci hanno negato due mondiali, e i due mondiali dove abbiamo partecipato, 10 e 14, abbiamo fatto una vittoria. Questa gente che sta lì, nessuno si dimette, nessuno se ne va, è gente che fa delle cose scriteriate. Ecco, bloccare un campionato, perché di fatto è questo, sì, oggi e domani c'è la giornata di campionato, ma cosa costava, per esempio? Tu la scorsa settimana hai fatto l'infrasettimanale con la Coppa Italia, questa settimana facevi o martedì o mercoledì, o mercoledì e giovedì l'infrasettimanale, il weekend bloccavi il campionato e la settimana dopo, cioè mercoledì e giovedì, facevi fare tutta la giornata di campionato, così che le squadre che non hanno giocato avevano 10 giorni di riposo e le squadre che avevano giocato avevano una settimana di riposo. Ma questo lo facevi in Italia, e agli arabi dicevi: tieni, compra di tutto, sponsorizza tu i cartelloni, la coppa, la manifestazione, quello che ti pare, ma si gioca qua. Adesso voi avete visto gli stadi, sì, hanno una copertura, insomma, al primo stadio c'erano 4.000 persone, non c'era una bandiera, non c'era una sciarpa, non c'era niente. Io ho una foto della partita di ieri di un mio amico, questo è un amico nostro del gruppo, parlo nostro, di quelli di Pietralata, lui da quando siamo bambini praticamente, lo conosco da quando abbiamo 5 anni, ecco. Lui è stato sempre l'unico ricco del nostro gruppo, perché per resto c'avevamo una fame che ci abbiava, c'erava 3-4 anni di galera. Perché? Perché la sua famiglia faceva un lavoro particolare e hanno i soldi. Ecco, lui adesso è andato quel giorno, quella volta che abbiamo vinto 3-1 con la Juventus, è riandato adesso, si è fatto tutte le trasferte di Champions, se lo può permettere, e lo fa, anzi, onore a Christian. Ma io dico, ecco, non c'era un tifoso, non c'era un gruppo organizzato, c'era una sparuta minoranza di interessi, perché evidentemente Milano adesso tira e qualcuno è anche ricco, fortuna sua, e ci vorrebbe anche questo in Italia. Ma avete visto Napoli-Fiorentina? Sembrava veramente una partita a soccavo, dove c'è il centro del Napoli, le tribune mezze vuote, addirittura, come dice Manuel, io non lo so, ha detto lui, gli credo, addirittura c'erano i cori fatti con i megafoni, cioè, ma noi questo ci meritiamo. E poi l'ultima cosa, parlare delle società, io parlo da Lazio perché siamo a Lazio, cioè tagliare fuori i tifosi, che sono il volano del calcio, perché senza tifosi, ecco, si è visto l'altro giorno, senza quelli erano spettatori, gente che guardava un evento sportivo. Ecco, avete visto la differenza? Io non sono per bottigliato in testa ai giocatori come quel deficiente al derby, non sono per i striscioni e così via, ma sono per i cori, per quando, ma avete visto quando la Lazio fanno My Way di Frank Sinatra, ma avete visto che spettacolo, lasciando stare che la Lazio, la squadra che amiamo, ma avete visto che spettacolo, che emozioni? E voi volete paragonare quello che sta succedendo in Arabia Saudita adesso, mi ricordo a Riyadh, manco mi ricordo la città, manca olio, sapete, e quello che sta succedendo con quello che noi siamo capaci di fare. Poi noi laziali abbiamo fatto delle coreografie, insomma, io con gli ex irriducibili ci ho avuto poco a che spartire per motivi personali, ma sulle coreografie, sulla curva, non, veramente lì ci sono ingegneri del tifo e gli va riconosciuto. Ecco, voi volete paragonare quello? E poi l'ultima la voglio dire, dedicare a tutti gli youtubers. Io ascolto, a parte il canale dove partecipo, questo, ascolto altri 4 youtubers regolarmente, ma hanno tutti parlato della partita dal punto di vista tecnico, indegna, tutte queste parole poi che noi laziali
abbiamo nel nostro vocabolario. Nessuno ha detto qui ci sarebbe da parlare di questo scempio che sta andando in onda, perché di questo si tratta, ragazzi. Noi, ecco, voi youtubers, bene o male, chi 10.000, chi 15.000, chi 8.000, chi 20.000, e moltiplicate per 10 le visualizzazioni, avete quasi 500.000 di ascoltatori. Ma denunciate, non è possibile svilire il nostro calcio così, non è possibile andare lì per prendere 6-7 milioni per fare delle figure barbine così. Cioè, Napoli, Fiorentina, i campioni in Italia hanno avuto una trasferta all'estero organizzata, pubblicizzata, hanno avuto 4.000 tifosi, che il Napoli gli fa in allenamento 4.000 tifosi. Ma vogliamo capire queste cose, ragazzi? Ecco, io volevo denunciare questo perché il campo non mi è proprio interessato. Ripeto, la partita poteva finire a favore della Lazio, ma fino a favore dell'Inter, giustamente. E onestamente non ho solo guardato il risultato finale per cronaca, per amore, ma veramente uno scempio sotto tutti i punti di vista. Ecco, domenica, se avrete le palle, visto che lo stadio è mezzo vuoto per la squalifica, l'altro mezzo io lo farei vuoto, metterei uno striscione e andare a giocare in Arabia. Punto. Perché bisogna protestare quando la cosa, questo è stato un deturpare il tifoso, buttarlo via, non c'entri niente, noi dobbiamo annacchiappare i sordi. Questo è, ragazzi, basta. Almeno per il calcio facciamoci rispettare, visto che per il resto del paese l'abbiamo venduto a destra e a sinistra, e non è un caso quello che dico. Almeno per il calcio facciamo rispettare il nostro paese. Niente, questo è il mio sfogo per questa vergogna che si sta registrando. Un saluto a tutti e avanti Lazio. Ciao.